Presidente Paoletti, GAC Friuli Venezia Giulia nel prossimo fine settimana, dal 15-17 luglio, renderà protagonista il pesce locale dell'Adriatico in piazza Ponterosso a Trieste. Quali le finalità dell'iniziativa? La finalità è quella di far conoscere il pesce autoctono, in particolar modo all'utenza del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo Fish Very Good, che è un acronimo ma che ci sta anche bene, che lanciamo, sarà la prima di una serie di manifestazioni che andrà a coinvolgere un po' tutta la regione, non solo la parte balneare o marittima per così dire, perciò Trieste, Crado, Marano Lagunare, sicuramente Duino Risina, ma anche Tarvisio, Udine, Tolmezzo, insomma le zone interne della regione dove magari l'uso del pesce non è così importante come in riva al mare, ma che comunque noi vogliamo così abituare, cercare di far capire che il molo, i pesci, i sardoni li conoscono tutti, le sardelle, certi altri pesci nostri pregiati, molto buoni, che vengono snobbati dall'utente e di conseguenza i pescatori li gettano a mare e di conseguenza le pescherie non li vendono, per cui vorremmo creare la richiesta di un pesce buono, azzurro, che fa bene, pieno di omega 3, partendo, siamo già partiti dalle scuole, adesso vorremmo andare nei ristoranti, andare nelle piazze a far degustare queste specialità. Lo scopo è questo, oltre che naturalmente il GAC, il Gruppo di Azione Costiera, si occupa di riconvertire il mondo della pesca, dei pescatori, in pescaturismo, ittiturismo, tutta una serie di attività che raccontino la storia per non perderla, con musei. A Crado per esempio abbiamo inaugurato una parte di museo che adesso sarà finito a giorni, a Marano Lagunare altre cose, insomma è un'attività che stiamo portando avanti da anni, che però ha delle difficoltà di non poco conto, nel senso che il mare, il clima è cambiato, il mare si è riscaldato, parecchie specie sono finite, altre specie stanno arrivando, insomma c'è un momento di grande cambiamento che noi come Gruppo di Azione Costiera vorremmo cogliere preparandoci a nuovi studi per nuove opportunità in questo mondo da poter presentare in una nuova programmazione alla Regione.